Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Marco Frisina. La croce. Certo è difficile in pochi minuti poter parlare del mistero per eccellenza della nostra fede, della porta che ci conduce alla salvezza. San Paolo è stato quello che più di tutti ha fatto un discorso articolato, teologicamente preciso, sul mistero della croce, ma tutto il Vangelo ci parla di croce, e non sempre esplicitamente come nella Passione, ma ci fa capire il senso della croce. La croce è l'estremo dell'amore. Noi diremmo un'esagerazione d'amore. È come un gesto estremo che Dio fa per poter raccoglierci a Lui, per poterci abbracciare nuovamente. Già quando Gesù si fa uomo, stringe, come dice l'inno Crux Fidelis di Venanzio Fortunato, stringe in fasce le sue membra, ci ricorda l'umiliazione, la sofferenza dell'incarnazione. Perché per Gesù farsi uomo non è semplicemente passeggiare tra noi, ma significa umiliarsi per amore, significa inginocchiarsi sull'uomo per amore. E gradualmente nel Vangelo Gesù rivela il mistero della croce, mostrandola non semplicemente come un mistero di dolore, ma soprattutto come un mistero d'amore. È la potenza di questo amore che fa disprezzare addirittura la propria vita fino a morire, ma è per amore. Quello che spinge il cristiano alla croce non è un eroismo, non è affermare un ideale, non è voler denunciare qualcosa, allora ci si sacrifica. La testimonianza della croce nel martirio, per esempio, per il cristiano è amore, è solo per amore. È quella di Colbe che dice prendete me e lasciate lui. È quello dei martiri che per difendere un debole e un indifeso danno la loro vita per loro. Si fanno scudo d'amore. E credo che Madre Teresa, la Beata Teresa di Calcutta, esprime bene questo con la sua testimonianza, quando il crocifisso, apparendo a lei, chiese «Vuoi fare delle vittime d'amore per i più poveri dei poveri?» Vittime d'amore. E Madre Teresa inventa le missionarie della carità. Per lei la carità è farsi vittima d'amore. Ecco che allora la croce non è semplicemente morire, ma è il significato del morire, è amare fino alla morte. Significa amare donando se stessi senza pensare a se stessi, come fa Gesù. Significa sopportare sofferenza, croce, martirio, ma solo per amore. È l'amore che salva, non è il dolore, ma è proprio l'amore nel dolore che salva. Io ricordo una sposa che da 30 anni curava il marito gravemente malato. Un martirio del marito sicuramente nella sua sofferenza, ma il martirio della moglie che per amore sempre accanto a quest'uomo. Me lo diceva con gioia, sapendo anche tutte le sofferenze che aveva vissuto. E me lo diceva con gli occhi pieni di lacrime, ma con un sorriso, dicendo 30 anni di grande sofferenza, ma di grande amore. Ecco un'immagine bellissima di come la croce salva, come il dolore pieno d'amore diventa occasione di salvezza.